Il 1° di marzo Stadio Comunale ospiterà una partita di solidarietà, quindi lo stadio non è solo sede di agonismo e di partite per vincere, ma anche di partite per aiutare, qual è quella del 1° marzo. La nazionale italiana attori, la Stella Azzurra, che è la squadra di calcio femminile che si è contraddistinta anche per i risultati sportivi, quindi credo un bel momento per sostenere un progetto e per sostenere anche uno sport che non è appunto solo agonismo ma anche solidarietà. Permettimi di ricordare infine che una parte del ricavato sarà destinato anche al fondo costituito dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Arezzo, che va a sostenere le famiglie e i bambini sfrattati, il fondo che conoscete, che ho sostenuto anche in occasione dell'ultimo dell'anno della festa del 31, quindi un impegno tutto tondo nel senso della solidarietà. Come lo sport può intervenire in aiuto anche delle persone? Sì, sicuramente sì, è una cosa necessaria e doverosa, che specialmente in questa circostanza io ho avvertito il dovere di portare a compimento per due principali motivi. Uno era l'intento di regalare un evento speciale, particolare ed eccezionale alle nostre ragazze, in particolar modo alla squadra principale che milita nel campionato di Serie B, attualmente al terzo posto, e che gioca allo Stadio Comunale, perché sarà lei a scendere in campo in questa partita contro la nazionale italiana attori, ma poi anche a tutte le altre nostre ragazze, sia la primavera che le giovanissime, che sono ambedue prime nei loro campionati, che magari porteranno il loro incitamento dalla tribuna. Quindi un regalo a tutte le nostre ragazze per gli eccezionali risultati che stanno riportando già dall'anno scorso, ma specialmente in questa stagione sportiva. E l'altro regalo è quello che volevo fare all'amministrazione comunale tutta, per la vicinanza che ci hanno dimostrato in questa stagione, per i riconoscimenti che hanno voluto darci, in particolar modo con la concessione dello stadio comunale, dove la squadra che partecipante al campionato di Serie B domenicalmente si esibisce nel proprio campionato.